lo screening neonatale esteso, quello che prevede 47 test alla ricerca di malattie genetiche, malattie rare, oltre a quelle standard che si è sempre fatto nel nostro paese. Una decina di regioni lo sta applicando e però, professore, appunto, non sono tutte 21, dunque all'interno delle stesse regioni ci sono delle province in cui si fa questo test, arrivando anche a fino a 60 malattie ricercate e in alcune invece no. Sì, in realtà una legge italiana stabilisce che almeno quelle 40-47 indagini rientrano nell'ambito dei LEA, cioè dei livelli essenziali di assistenza, e andrebbero fatti su tutto il territorio nazionale. Per arrivare a oltre 60, che comprende anche appunto le malattie neuromuscolari, certo, le malattie lisosomiali e le gravi immunodeficienze, naturalmente le regioni si stanno attrezzando. Professore, però nel frattempo noi abbiamo da un lato delle terapie, tipo quella per la SMA, che potrebbe essere fatta e salvare la vita a quel piccolo appena nato, se intercettata ovviamente alla nascita, e dall'altro terapie di supporto che quanto prima si inizia a fare sapendo che c'è quel problema, e tanto più si rimandano i sintomi più gravi. Ma lo screening serve proprio a questo, naturalmente identificare la malattia prima che i sintomi si manifestino, perché tutte le terapie che abbiamo per l'atrofia muscolare spinale, che è questa gravissima patologia di cui si è parlato recentemente, sono proprio delle terapie che devono essere iniziate prima che comincino i sintomi. Allora si ha un'efficacia davvero importante. Ed intercettarle, professore, è molto facile, si fa con una goccia di sangue prelevata dal tallone del neonato. Sì, è lo stesso sistema che abbiamo sempre utilizzato per lo screening neonatale. Quindi qualche goccia di sangue prelevata dal tallone, e vengono processate poi queste gocce di sangue per tutte le malattie metaboliche che fanno parte del pannello dello screening. Nel caso ci siano particolari malattie, subentrano quelle genetiche vere e proprie. È lì che secondo me c'è un po' la limitazione, nel senso, per questo ancora non è stato esteso a tutto il territorio nazionale, perché per poter garantire tutto il percorso dello screening è necessario che ci siano dei centri specializzati che possono poi fare una diagnosi di precisione. Si intercettano tante malattie che singolarmente sono piuttosto rare, ma che nel loro complesso invece sono importanti e possono essere in qualche modo intercettate prima di dare una sintomatologia grave per il paziente.